Bentrovati e bentornati su Amatec Vlog. Oggi un video per i vapor, gli amanti dello svapo. Questa è Cuboid Pro, ci è piaciuta per certi versi, per altri invece no. E siamo pronti a parlarvene in questa recensione completa. Cuboid Pro è un'altra box dual battery, l'ennesima box dual battery che arriva a 200 watt e che però introduce qualcosa di nuovo. Oltre alla forma che ricorda molto la G-Priv di Smoke, ha anche un ampio display touch che è bellissimo a vedersi, ma fondamentalmente non indispensabile perché soprattutto chi non è abituato a questo genere di display potrebbe trovarsi spiazzato. A tal proposito vi facciamo vedere come funziona. L'ampio display racchiude tutte le informazioni, forse anche troppe. E sulla parte alta troviamo il blocco tasti o blocco display e la modalità a cui stiamo svapando, l'orario e la batteria residua. Per sbloccare questa box basterà semplicemente fare uno swipe dal basso verso l'alto. Partendo dall'alto troviamo a sinistra la modalità stealth, ovvero quella modalità che, attivando la resistenza, farà oscurare il monitor per darci un po' più di autonomia. Facendo uno swipe su questi numerini qui, si potrà cambiare la visualizzazione da secondi ad ampere, fino a vedere il valore della resistenza. Dalla parte alta, qui, con questa icona a forma di nuvoletta, possiamo andare a cambiare le modalità. Da power al controllo temperatura, al titanio, al nickel, M1, M2, M3 o acciaio 316. Dal basso potremmo andare a visualizzare la galleria fotografica che ha questa box al suo interno. Ovviamente si possono sempre inserire nuove immagini. Dall'icona gialla a forma di ingranaggio ovviamente possiamo accedere alle varie impostazioni. E ritornando al menu precedente, premendo questo tastino qui, potremmo andare a settare i puff giornalieri. Il limite da fare, diciamo. E questa è la nostra visualizzazione del pedometro oppure del contapassi. Già, questa box ha un contapassi. Aumentiamo in questo modo il wattaggio e lo diminuiamo in questo modo. Oppure possiamo semplicemente prendere questa linea qui in alto, facendo uno swipe, aumentiamo o diminuiamo il wattaggio. Come si può vedere, ovviamente è molto reattivo questo display, per cui è ottimo e si può utilizzare in qualsiasi condizione. L'attivazione della resistenza avviene sia dal tastino qui a fianco, che è il tasto fisico, oppure dal tastino tap, che è qui. Proprio come la Cuboid Tap, ve la ricordate? Semplicemente poggiando il dito, si attiverà la resistenza. La sua finitura lucida la rende davvero molto gradevole non soltanto al tatto, ovviamente è disponibile anche in diverse colorazioni, ma anche alla vista. E questo design stondato è perfetto per tenerla in mano comodamente, anche se chiaramente il peso è pur sempre quello di una box dual battery. Anche le dimensioni e ottima la possibilità di poter ricaricare le due batterie interne attraverso la porta micro USB posta di fianco. In questo modo non si avrà bisogno di un caricatore esterno per 18650, anche se noi vi consigliamo sempre di acquistarne una parte e di caricare le 18650 sempre con un caricatore esterno. All'interno della confezione di Cuboid Pro con Procore Aries in kit troviamo ovviamente la box e a seguire il foglietto sulle prestazioni di ogni coil Pro C, foglietto di avvertenze sulle batterie da utilizzare all'interno della box, manuale d'uso e manutenzione per il Procore Aries e manuale d'uso e manutenzione per Cuboid Pro.
A seguire il cavetto micro USB che serve non solo per l'aggiornamento della box ma anche per la ricarica delle batterie e poi il solito pacchettino con all'interno l'atomizzatore, ovviamente, il tank di ricambio con degli O-ring di ricambio ed oltre alla coil già montata un'altra di ricambio di tipo Pro-C4 da 0.15 ohm, ovviamente da Cloud Chasing. Il Procore Aries lo conosciamo ormai molto bene, è un atomizzatore ottimo e queste nuove coil Pro-C vanno davvero alla grande con liquidi densi come gli 80-20. Finalmente si può dire che le steccate degli atomizzatori Joytec sono soltanto un brutto ricordo. Il tank ha ben 4 ml di capienza e da 25 mm di larghezza e la ricarica è comodissima perché avviene dall'alto. Le prese d'aria poi sono ottime e ben ariose. Nonostante i molti pregi, questa box però ha anche qualche difetto. Proprio come la Evic Primo, infatti, anche questa Cuboid Pro ha qualche problema di lettura della resistenza. Questo anche quando è collegato il Procore Aries. Più nello specifico succede che non riesce a leggere più la resistenza dell'atomizzatore, quindi bisogna smontare l'atomizzatore e riavvitarlo per far leggere la resistenza. Nessun altro problema, ma questo è un problema da non sottovalutare e che spero non sia un problema diffuso. Ad ogni modo vi chiedo di farmi sapere qui sotto nei commenti se chi ha provato questa box ha riscontrato questo problema. Siamo alla fine di questo video sullo svapo e come sempre Amatec Vlog vi ringrazia per aver guardato la nostra video recensione e vi invito a lasciarci un commento per dirci cosa ne pensate di questa Cuboid Pro, a lasciare un bel pollice in su e a supportarci con un'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. E vi diamo appuntamento al prossimo Videotech di domenica.